Mancano due minuti al termine. Pippo. Pippo, ci senti? Ok, Max. Ti sento forte e chiaro. Bravo Pippo, bravo, bravo, bravo. Pippo. Il mio tempo? Pippo. Gomme. Pippo va caca. Ricevuto, ti terrò aggiornato sui distacchi. No, 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 Pippo, non mi tenere aggiornato sui distacchi. Ricevuto, sospendo gli aggiornamenti sui distacchi. Bravo Pippo, che mi devo allenare. Manca un minuto. Andiamo a pista là. Gomme fredde. Innanzitutto buongiorno, buonasera per chi si è appena sintonizzato. Ciao da Max Lombardi. Niente, mi sto allenando come un pazzo per far bella figura nella gara di domenica. Non è in questo circuito Spa-Francorchamps, ma a Hockenheim Ring o Hockenheim in Germania. Allora, io già ho fatto alcune qualifiche. Anche qua sono su Race Room, non su iRacing. Infatti la gara si terrà domenica prossima proprio su Race Room, tutto rinnovato come vedete dalla grafica, non so se riuscite a vedere, vabbè. Comunque sia, vediamo se si vede il team Ballas. Perché non si vede? Vabbè, sessione finita. Quindi niente, che stavo a dire? Per chi poi si riguardasse questa su questa live su YouTube, niente, vedrà questo. Oggi ho disputato una gara e sono arrivato sesto. Bella gara. Invece quarto su iRacing e sesto qua su Race Room. Io sto cercando di allenarmi, di farmi una reputazione, tant'è che i risultati si vedono, perché anche qua su Race Room hanno messo il l'iRating come su appunto come iRacing, circa quasi sono i punteggi, patenti eccetera eccetera. Quindi sto partecipando a dei campionati. Purtroppo a differenza di iRacing non puoi partecipare ogni ora, quindi ci sono dei campionati dove magari tipo adesso io parteciperò, però ci saranno poche persone, anzi nessuno, perché qua a quest'ora della notte vanno tutti penso su iRacing. Però io mi voglio allenare qua, voglio capire un pochettino le impostazioni di questa Porsche GT3, perché è molto complicata da guidare, scivola un po' troppo. Ho cercato di fare gli assetti, anzi chiedo ufficialmente poi al team Ballas, anzi saluto Beppe e tutti i piloti ufficiali del team Ballas, ce ne sono veramente veramente in gamba, che partecipano anche ai campionati di iRacing. Vabbè, io intanto inizio a farmi la mia qualifica, vediamo cosa riusciamo a fare. Quindi partiamo, le gomme sono a temperatura, vedo tutto bene. Hai pista libera, vai tranquillo, occhio alla linea bianca, i freni sono freddi, cerchiamo di portarli in temperatura. Facciamo il giro di lancio con tranquillità. Anche
anche perché qua quando sbagli ti levano dei punti e io sinceramente non li voglio tolti sti punti. Più fai la gara pulita, più le traiettorie pulite, meno inch fai, più punti guadagni, quindi lasciamo che gli altri si scannino. Cerchiamo di concentrarci sulla pista perché sennò molto scivolosa la macchina nell'avantreno. Farle riscaldare il più possibile secondo, senza strafare. Qua preferisco perdere un pelino di tempo in qualifica piuttosto che affrontarla in pieno quella curva, sennò mi toglie dei punti. Invece in gara voglio essere più pulito possibile sui cordoli per non farmi togliere il tempo, perché qua è molto bastardo quando attraversi i cordoli, quindi ti tolgono subito battere 2.25, 6, 9, 7 che è il miglior tempo in pista fatto da me.
Ciao Tembro. No, non sono su Discord al momento. Scusate se non leggo i messaggi, ma non riesco. Va bene, ritorniamo a box. Allora, salutiamo. Io scusate, ma sto leggendo con il cellulare perché il tablet mi serve come com'è che si chiama? Cioè, ve lo faccio vedere, forse faccio prima. Mi serve come, aspetta, non è questo, non è. Mi serve come vabbè. SimHub si chiama, SimHub, una cosa del genere, vabbè. Comunque, allora, eccolo, il Team Ballast c'è, quindi è sotto, è in basso. Quindi spostiamolo magari sopra. È orgoglioso di fare parte, appunto, del Team Ballast. Dicevi, adesso mi puoi dire, Dembro, cos'è Discord? Ah, no, non c'è Discord. Oi, Netti, Giovanotto. Allora, Discord lo trovi nelle info se cerchi il Discord. Netti, come va, Netti? Nettamente bene. Stanotte mi sto allenando come un pazzo, anche perché faccio parte di un team molto... Non parlavo con te. Pippo, mi senti? Pippo, ci senti? Ti ricevo perfettamente. E allora stai zitto, smettila di giocare con la radio, Pippo. E stavo dicendo, avanti sta quarantena. Io lavoro, continuo a lavorare sempre. Allora, gareggiare, ormai me la faccio sta gara. Cioè, gara. Stai pronto, occhio allo start. Così almeno mi prendo dei punti aeresimi. Verde, verde. Posso andare anche piano. Diciamo che sta quarantena ce la stiamo vivendo. Più che per me, che io sono sempre in giro, per le figlie magari che stanno a casa e per tutti coloro che non escono. Comunque ci saranno tempi migliori. Però mi sto allenando parecchio, stavo dicendo, con i simulatori. Sono entrato nel gruppo, in un team ufficiale che si chiama appunto Ballas. Sono molto contento perché ci sono dei piloti veri comunque che competono a livello anche simulativo, sia sul Race Room che iRacing, automobilista, penso anche a Assetto Corsa, non lo so, non l'ho chiesto. Però diciamo, io adesso mi sto facendo sta specie di gara, diciamo così. Questo è più che altro un allenamento che sto facendo per la gara che si terrà domenica sul circuito di Hockenheim. Però c'è il server chiuso, dovrei aprire il mio, e quindi mi alleno su Spa-Francorchamps, anche perché su Spa-Francorchamps sto gareggiando con iRacing, appunto. Allora, ci facciamo qualche tempo adesso. C'ho le gomme blu, quindi le ho fatte raffreddare abbastanza. Tu invece, Netti, con la quarantena come va?
mamma mia se scivola sta macchina. Passaggi di luce sono bruttissimi, ragazzi, sono proprio brutti brutti brutti. Certo, saltare una live di notte, ma di solito ultimamente sto gareggiando soltanto le notti, mi sto allenando e di solito lo faccio off live, quindi senza andare in live, anche perché mi concentro meglio. Però stasera ho detto ma sì, perché no, lo fanno tutti, perché non lo faccio pure io. Sì, tiriamogli il collo a sta macchina così. Cazzo, allora cerchiamo di non fare errori, almeno guadagniamo dei punti così. Io non so quanto mi devo allenare per... Perché non riescono a riscaldarsi le gomme? Ho capito. Non si riscaldano le gomme, non riesco a capire il perché. La temperatura è fredda, non ho guardato la temperatura. Dovevo farla abbassare un po'. Dai, questi passaggi di luce, ragazzi, è incredibile. Questa è la mia macchina.
Dai, mamma mia che sottosterzo. Non riesco a cambiare le gomme. Hard per forza. Niente, facciamo così, tanto non c'è nessuno. Vabbè, proviamo così. Allora, mettiamo benzina sicura, così almeno perdiamo un po' di tempo. Gomme sono hard, ecco perché sono belle dure le gomme. Vabbè. Allora, il miglior tempo che ho fatto in prova era 2.55.697, lo vedo qua. Ho girato, sto girando questo andamento su 2.46 si fa per... Uscita box libera, vai tranquillo e occhio alla linea bianca. I freni sono freddi, facciamo attenzione. Oh, almeno vedo un po' di verde. Sembra un pelino meglio. Dieci minuti al termine. Dieci minuti. Ottima guida. Vai, continua così. Metà gara completata. Carburante ok. Beh, quelle dietro si sono riscaldate più che quelle davanti. La posteriore sinistra. Ah, meglio che guardo la pista. Cazzo, come l'ho vista brutta! Non ho alcun tipo di aiuto, per questo ho lasciato senza aiuti, quindi
Ecco perché vado più delicato in ingresso curva, perché sennò... Potete guardare in basso a sinistra del vostro schermo. Cozzo. Cazzo, sapevo io! Meno male che non c'è nessuno. La modulazione del freno, dell'acceleratore. Manca la frizione perché questo è semiautomatico il cambio, quindi... Se non si sono spiattellate le gomme, almeno una si è riscaldata più dell'altra. È meglio che non guardi... facendo stop and go. Thank you.
Vabbè, andiamo piano adesso, è tanto mancato. Mancano 2 minuti al termine. Facciamo finire questi 2 minuti così almeno. Ebbene, vediamo magari di fare l'ultimo giro lanciato. Gomme freddissime. Vediamo. Eppur si muove. Abbiamo consumato metà carburante. Ti credo, non c'è nessuno. Abbiamo girato, ci siamo divertiti, adesso poi arriviamo al traguardo e vediamo iRacing cosa propone, anche perché lì è un macello, almeno non che ci abbia capito più di tanto. Toto Pippo non mi risponde. Pippo, perché non... Praticamente io quando dico Pippo si attiva la... si dovrebbe in teoria attivare la cosa vocale per parlare con l'ingegnere di pista. Pippo! Pippo! Non risponde. Pippo non risponde. Pippo! Perché non funziona? Pippo! Devo vedere se fa conflitto con... vediamo. Pippo! Con il rumore della macchina. Pippo! Non c'è Pippo. Sto facendo molto lento sto giro perché tanto è l'ultimo che dovevo fare, quindi ormai i punti li ho presi. E andiamo, sei stato grande, grazie da tutto il team per questa bellissima vittoria. Grazie, mamma grazie. Mia che gara. Bella, eh? Pippo! 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 Non mi sente Pippo, ma che cazzo è? Pippo! Pippo? Pippino? Pippuccio? Pippo! Vabbè. Ecco qua, Team Ballas! Vabbè, questo lo faccio, sto screen. Questo lo voglio proprio fare. Control stamp. Per essere sicuri facciamo anche un F12, così almeno...
Allora, podio gara, continua, ok, possiamo pure uscire, ok, perfetto. Pippo, ma è sicuro che funziona? Pippo, Pino, Pippo, non mi sente Pippo, è 3 ore che chiamo Pippuccio, Pippinello, Pippo. Ok, perfetto. Allora, queste sono gli Only Ranked, ma io elimino. Allora, questo non lo farò mai. GT3 ormai è già fatta. Bronzach, no, qua non c'è nessuno. Tra l'altro, ci sarebbero questi, ma sono dei. Non ho voglia. Sono in prove, potrei anche vedere che auto hanno. Sono quelle base, però ci può stare una gara notturna a quest'ora, ci può stare. Vediamo quale scegliere. Vediamo a ieri una bella tranquilla tedesca, nana. Prendiamo questa, vediamo se possiamo entrare e se la pista ce lo permette. Vediamo cosa dire, cosa fare. Ci facciamo sta garetta. Tu che dici, Pippo? Non rispondi, Pippo? Pippo non risponde. Pippuzzo non risponde. Mancano 6 minuti. Vediamo i tempi che hanno fatto, nessuno ha fatto tempi. Vediamo com'è. Io quasi quasi qua me la faccio una garetta. Allora, prima che c'è? Non lo so se entrare, però ho paura che questi mi facciano perdere tempo, non lo so. Vediamo come guidano innanzitutto. Io sto guardando questo perché è quello che ha fatto il tempo, mi sa, no?
non so cosa fare. Mi stavo scrivendo in chat, eccolo là. Vabbè, diciamo che corriamo, va. Che non ho preso? Due minuti al termine. Pista libera, fai attenzione alla linea bianca. I freni sono freddi, cerchiamo di portarli in temperatura. Cambiare macchina, mamma mia. Che non rompono le palle questi. Il leader attuale ha appena fatto 1.14 e 1. E dai, vabbè, 1.14 e 1. Io ero lì sui tempi, quindi. Oh, McFly, buonasera. Buonasera, McFly. Allora, qualifica. Cazzo, adesso si lanciano tutti e speriamo che. Uscita box è libera. Occhio alla linea bianca. I freni sono freddi, facciamo attenzione. Sì, ma non mi stare dietro però. Vai, passa. Ce l'hai a sinistra, libero a sinistra. Vai, ce l'hai a sinistra, libero a sinistra. Come va, McFly? Guardalo, pure io. Ah, non guardiamo più la chat. Ah. Facciamoli girare, vediamo dove sono. Non c'ho il tracciato sul tablet, porca miseria, perché devo fare almeno un paio di giri. Adesso c'ho pista libera, facciamo un giro.
seconda questa mi butta fuori. Speriamo di non trovare traffico, porca miseria. Posizione. Quinta posizione. Okay. Il tuo ultimo giro hai fatto 1, 18 e 2. Il suo ultimo passaggio il leader attuale ha fatto 1, 13 e 7. Il pilota che ti precede ha fatto 1, 15 e 0. Quello dietro che è morto? Ah no, è dietro. Chi è dietro di me? Eh sì, prendimi la scia, non mi inculare perché... Libero destra. Va bene così, mi contento ragazzi. Ah, va bene così. Buonasera, comunque queste saranno delle repliche che porterò sul canale YouTube. Quindi intanto vediamoci qua i tempi, ve li faccio vedere anche a voi. Io ce l'ho sul tablet, quindi non c'è bisogno. Cerco di non strafare, di mantenermi un pochettino più alto senza fare errori, anche perché ho bisogno di punti campionato e di punti per quanto riguarda l'high rating di Race Room, stessa maniera con l'high rating di iRacing, solo che su iRacing sono... Mancano due minuti al termine. Sono bloccato con la patente D ancora perché stanno facendo pochissime gare con la macchina che ho a mia disposizione, con vabbè, il circuito ho dovuto prendere per forza di cosa, però... ha un bel sistema iRacing, ma non mi piace perché tante cose non mi piacciono, preferisco Race Room. Comunque domenica sera ci sarà una gara in diretta, ci sarà un canale ufficiale inglese, non mi ricordo come si chiama, comunque commenterà la gara. Dovrei partecipare, quindi io spero. Intanto guardiamoci monitor di gara. Quarta posizione. Pippo
Ma Pippo stasera non parla. Io ho messo la chat vocale. Quando dico Pippo, Pippo dovrebbe parlare, invece non funziona. Boh, non lo so. Però non vado a scartabellare nulla, a controllare nulla, perché va bene così. Allora, vediamo qua. Il primo chi è? Allora, il primo è TJ Chandler. Secondo David Rico dovrebbe essere, dov'è? David Rico. Io al momento sono settimo, ma mi contento, meglio mi contento ragazzi, anche perché questo è il primo. Mi contento perché non voglio, ripeto, voglio soltanto finire la gara in fare punti, più punti possibile, più high rating possibile per mantenere un profilo alto. Poi tanto sicuramente se io cerco di non avere incidenti, ma ci sono dei balordi che ti rompono le scatole, a volte ti vengono addosso. Speriamo che non succeda in questa gara. Appunto, adesso c'è la partenza e vediamo che se tutto va bene. Oh, Giasonuccio, ciao Giasone. Sai, finalmente non ho fatto tante live, caro Giasone mio, anche se ho iniziato stasera, ma così perché ho detto vabbè, ma sì, mandiamola, tanto mi sono allenato abbastanza. Perché mi sono allenato, sono entrato in un team dopo tanti allenamenti, che si chiama appunto Ballas Team, che ti faccio vedere un attimo, vabbè, la statistica e le cose, sia su iRacing che su questo è il mio debutto. Ci sono tutti i punti che ho dovuto fare, perché io non sapevo che bisognasse gareggiare in determinate gare. Comunque vabbè, e adesso che Dio ce la mandi buona, se parte l'immagine, porca miseria, ok, io basta che non mi buttano fuori questi qua. Ci siamo, vai grande, ci siamo. Vai, ce l'hai a destra, libero a destra. Manteniamo un profilo pulito. Ce l'hai a destra. È ancora lì, libero a destra. Allora, di solito qua si scannano, escono tutti fuori, va bene, è uscita una, perfetto, io cerco di approfittarne, non forziamo troppo. Cazzo! Madonna, me la sono vista brutta. Ce l'hai a destra. È ancora lì. Però se non si sposta, è ancora lì, libero sto coglione. Non puoi forzare, non puoi forzare. Domenica corro, domenica sono concentrato sulla gara, Giasone, però ti dico che corro domenica, Cristo! No, non ci voleva, basta che non mi tolgono i punti. Corro domenica, se faccio sti errori, con tra l'altro c'è una TV nazionale inglese che trasmetterà l'evento. Hai sbagliato. Il vantaggio sta diminuendo. Ora è di 1 secondo e 7. Ecco, mi riprendo la posizione che avevo persa. Io mi sa che c'è qualche problema, però, perché sento lo sterzo durissimo.
Per questo non ho fatto live, Giasone, perché mi sono concentrato su sia sul Race Room, su iRacing ancora non tanto, però sul Race Room mi sono allenato tantissimo e quindi correrò con la GT3. Certo, sarà difficile stare in testa, però l'importante, come dire, è partecipare e sperare anche di portare... E sperare di portare anche visibilità al canale grazie a queste gare che ormai stanno andando per la maggiore. Mi porterò Pippo. Io cerco di guidare più pulito possibile, ragazzi, perché non mi interessa arrivare primo. Mi interessa arrivare con punteggio pieno, anche settimo, ottavo, anche decimo. L'importante è avere l'high rating, che quello serve per gareggiare con piloti di alto livello e piloti veri. Per questo mi sto allenando. Adesso ho perso un attimo di concentrazione, ma la riprendiamo subito. Allontaniamo il microfono, scusate se mi sentite più basso, ma devo guardare il tablet. Nel tuo ultimo giro hai segnato 1, 18 e 3. Queste naturalmente non c'entrano come gare per quanto riguarda la gara che farò domenica, ma mi servono per... non mettiamo mai la seconda su sta macchina che ti butta fuori. C'ho le gomme, mi sa. Al termine 5 minuti, manca metà gara, il consumo carburante è regolare, nessun problema. Io non capisco perché a sinistra tende a buttarmi fuori sta macchina. Boh. Dalla mappa che è un po' lontano il... Il nostro vantaggio sta diminuendo. Ora è di 11 secondi e 3. Ecco, mi sono guadagnato una posizione, credo. Vedete, correre in queste categorie, ragazzi, che adesso vi farò vedere, trovi delle persone che sanno veramente guidare. Non trovi il ragazzino di turno che ti butta fuori, poi capita sempre quello, però diciamo è gente più matura, è gente che... Intanto sono salito in quinta posizione. Castano squalificato. Ottimo lavoro. Vedete qua, squalificano, buttano fuori la posizione. Forziamo il ritmo, cerchiamo di mantenere la posizione. Non me la gufare. Thank you.
due minuti al termine. Vai che passo quarto. No. Mamma mia. Ciao Axel, scusa, non sono concentratissimo, che se perdo questo... Bene, mi mantengo su 1.17 comunque, credo. Ottimo ritmo. L'ultimo passaggio hai fatto 1.17.3. E dai, quanto manca? Che c'ho le braccia, non me le sento più. Ti voglio domenica. Speriamo che con un doppiato che si tolga dalle palle questo davanti. Ah, è David Miller. E vai Max, vai, quinta posizione, meritata, ho fatto uno sbaglio, porca miseria. Grande, grande, un applauso a me stesso, ragazzi, adesso andiamo a controllare l'i-rating, quanto mi è cresciuto. Wow, ragazzi, 22, allora quanti punti mi hanno dato? Max Lombardi, 31 punti, grande, 31 punti, ci voleva, 31 punti, ragazzi, è tanta roba, tanta bella roba, sono veramente felice, va bene così. Oh, ciao Axel, bella frate, come sta frate? Scusa se non leggo, allora, tra l'altro, non ho il tablet lo sto usando come mi serve, perché vedo la pista, le posizioni e tutto, cioè una cosa, no, abbandona, grazie, basta così. Allora, stavo dicendo, uso il tablet, quindi ho messo il cellularino lì con tutte, raga, non sapete quello che ho scaricato, che ho dovuto mettere per essere all'altezza dei piloti. Allora, se vedete questo Holly Ranked, praticamente qua partecipano solamente chi ha un rango molto elevato, cioè dei piloti. Una volta io non potevo entrare, perché non sapevo, potevo entrare in queste gare dove naturalmente c'è di tutto di più, trovi proprio il bambino di turno, chi è, eccetera eccetera. A me serve a volte tanto per allenarmi, ma non tanto perché mi levano i punti. Invece con questo Only Ranked qua soltanto sono delle gare ufficiali di Race Room e come iRacing, né più né meno. Cioè, quindi partecipi a queste gare. Certo, non è pieno come a quest'ora della notte come iRacing. Comunque andiamo indietro, usciamo e così vi faccio vedere quello. Vediamo. Ah, ecco qua. Allora, vi faccio vedere un attimo quello che ho installato. Praticamente ho installato questo.
che questo mi trasmette sia sul tablet, sul cellulare, eccetera, eccetera. Ci sono tutti i giochi, io scelgo una di queste, naturalmente scelgo questa, scelgo uno di queste, e questo mi in tempo reale mi dà tutti i tempi della gara, eccetera, eccetera, sul tablet o sul telefono o su un altro monitor. Quindi è molto, molto utile. Poi un'altra chicca che ho sarebbe questo qua, che è quello che avete visto in gara. Cioè tutti i messaggi, tutte le cose che mi arrivano, eccetera, eccetera, e in più, che lo possiamo chiudere, in più lo spotter italiano, quello che avete sentito, Pippo, che stasera non capisco perché Pippo non ci sente. Pippo, vediamo, si vede che check, check, prova. Pippo, 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 ci senti? Ti ricevo perfettamente. E Pippo? Chi è quel cornuto davanti? Pippo? 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 Chi è il cornuto davanti? Purtroppo non ho questi dati. Frizza un po' il microfono. Ma è il mio, dice. Il mio microfono frizza. Aspetta un attimo. E in che senso frizza? Aspetta che forse... Vediamo un attimo. Secondo. Non vorrei che ho toccato delle impostazioni. E in che senso frizza? Aspetta che forse... Vediamo un attimo. Prova, prova, 1, 2, 3, prova! Non vorrei che ho toccato delle impostazioni. Ma io non... Vabbè, comunque, credo che... Se tu senti chiaro, forse sono... No, perché non so se hai sentito, quello era tramite il cellulare, quindi credo che... Boh, non so se c'è ancora Axel... Comunque, vabbè, chiudiamo lo spotter e andiamo su iRacing. Ecco, il sistema di iRacing, quello che non mi piace, è appunto che devi... Ma anche su Race Room devi comprare le piste, le cose, forse lì perché ce l'ho tutte, però costano veramente tanto, ragazzi. Cioè, io una macchina su Race Room ben fatta e quant'altro, forse perché ce n'ho tante, eccetera, eccetera, mi costano poco. Poi, tra l'altro, qua sono basso di... sono in categoria D, cioè ho preso la patente D. Sono di iRating, sono andato giù di brutto perché... pensavo che ci fossero persone in grado di guidare, invece ci sono soltanto all'inizio emeriti imbecilli, ma proprio imbecilli nel vero senso della parola. Cioè, voi non mi credete? Beh, vedete, questa di qua non potrei mai partecipare perché dovrei comprare. Io non ci tengo proprio, ho partecipato a una di queste gare e qua non mi fanno partecipare, non capisco il perché, forse perché sono già iniziate. No, 2.45. Ah sì, sono finite già, tra l'altro. Posso però farmi, ad esempio, una prova e vi faccio vedere. Chi vuole, domani tra l'altro c'è un altro aggiornamento. Ci sarebbe anche la Mazda, altro circuito, ma siccome non voglio entrare in quella. No, dimmi magari, non vorrei che fosse veramente qualcosa, qualche impostazione, perché c'è Pippo che non mi sentiva e non riesco a capire il perché. Pippo, ah no, vabbè, l'ho spento Pippo. Pippo è il nome che gli ho dato. Allora, vediamo se mi fanno entrare, facciamo un giro su iRacing, anche se, ripeto, io preferisco 100.000 volte. Prova, carica la pagina. Allora, quale pagina devo caricare? Dimmi tutto, Jason, aspetta un attimo. Allora, quale pagina devo caricare? Allora, questo... 1, 2, 3, prova, sa, mi sono tolto le cuffie per sentire meglio. Prova, sa, mi sono tolto le cuffie per sentire meglio. No, io sinceramente, Giasone,
Lo sento veramente bene, cioè anche dal cellulare, perché questo. Ma non che può darsi pure che sia qualche problema mio in questo momento, ma non credo, boh, non lo so. Je ne sais pas, je ne comprends pas. E allora, però magari un po' va in distorsione, che ne so, abbassiamo un po', forse perché troppi livelli. Vabbè, intanto entriamo su sto benedetto iRacing che tutti parlano. Ragazzi, sì, è bello, ma non c'è un campionato DTM. Ci sono troppe gare americanate di quelle che non mi piacciono. La Formula 3 fatta bene, ma io ho già partecipato a una gara di Formula 3 sul Race Room. Non per dirvi, ma c'ho anche quello che vedete qua che sto inquadrando adesso perché c'ho sto iRacing qua, ma Assetto Corsa è un bel gioco, ma c'ho anche Automobilista. Poi cosa c'è? Vabbè, Formula 1 2019 lo lascio lì perché quello è un arcade e non mi piace tanto Formula 1 bello graficamente, però ha risolto, eri tu? Vedi, no, mi hai fatto preoccupare, no, perché a volte può darsi pure che siano le impostazioni. Bello sto sfondo commesso che quando passa da una cosa all'altra in automatico vi fa vedere la mia cosa. Comunque, ah, ecco cosa devo vedere. Tanto lo possiamo fare benissimo anche prima di entrare, tanto questa è soltanto pratica, non posso entrare in nessuna gara, non riesco a in nessuna gara. Ho fatto soltanto una gara oggi pomeriggio, me ne rimangono tre. Tra l'altro mi sono piazzato in un buon posto, quindi diciamo che lì mi è aumentato l'iRating. Mi sembra quinto, sono arrivato quinto, mi sembra. Invece su... qua sono arrivato? Che posizione sono arrivato? Quinto pure... Cioè, oggi è la giornata dei quinti posti, quinto e sesto posto. Però a differenza di quelli che si dannano la vita per arrivare primi e poi si ribaltano, ho visto tanti di quegli incidenti, però io voglio vedere una cosa. Un secondo, ragazzi, perché sta cosa la voglio vedere, ve la faccio vedere in anteprima. Allora, abbassiamo questo, andiamo ad aprire Discord. Allora, questo è il Team Ballast dove... Che? Ah no, questo, vabbè. General Event, il Team Ballast, dove io, Max Lombardi, vi faccio vedere. Ecco qua. BSR Max Lombardi sono un driver. Bella sta cosa. Mi piace. C'è Antonio, che questo dovrebbe essere. Comunque ci sono dei piloti, sia italiani che anche fuori, anche stranieri. Però non è quello che volevo farvi vedere, ma vi voglio far vedere appunto il Race Room. Io copio e incollo il mio rank, vediamo se siamo cresciuti di livello. Copia, mi interessa pure a me, incolla e vediamo cosa mi dice in automatico. 89,5. No, ancora non è aggiornato, forse qualcosina. No, invece sì, l'ha aggiornato, cioè di 5 punti mi ha aggiornato. Comunque il massimo è 100, ragazzi, di reputazione. Io ho 89,5, 1511,3 di rating, ragazzi, devo dire che è tanta tanta roba. Da 1400 di oggi sono passato a 1511 con la gara disputata adesso. E vabbè, sono molto 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 soddisfatto di me stesso, anche perché, anzi, vi faccio vedere già che ci siamo, tanto chi se ne frega, io ho messo la cosa lì, vediamo se su dov'era Discord, no, se così guardo il mio canale, non mi interessa guardare quello degli altri, ma vediamo se riesco a trovare, se me lo ricordo, non sto di più. Devo fare piazza pulita di alcuni, però vabbè. Formula 1, Lando Norris, Luca Salvatori. Anche Luca Salvatori, un pilota vero. Così è molto difficile. Poi andiamo.
Io non... No. Vabbè, niente, niente da fare. Chiudiamo qua, andiamo in pista, perché sennò qua mi... Non so se allarghiamo il gioco. Allora, quanti piloti ci sono al momento? Fammi vedere. Cazzo. Ah già, non ho aggiornato la pagina però. Scusate, perché se non aggiorno il tablet non ho aggiornato la cosa del... Un secondo, Allora. Non ho seguito. Allora, metti il logo della descrizione. Cosa, Giasone, non ti seguivo, scusami, frate, non ti seguivo. Cosa devo mettere? Car Setting Games. Allora, andiamo su iRacing. Dove cazzo è? Sta qua, iRacing, perché sennò non vedo quanti piloti e quante cose c'è tracciato. Ok, perfetto. Ne abbiamo... andiamoci tranquilli. Cosa dicevi, Giasone? Metti il logo della descrizione. Sarebbe... Ah, se vedete in alto a destra c'è il logo del... del... coso Ballas, del team Ballas. Prima che parta, Giasone, vabbè che tanto sta macchina è di una lentezza unica, molto molto lenta. Vabbè, partiamo. Brutta anche da guidare. Se no... Logo dei Ballas Team. Ah, nella descrizione del canale Twitch. Sì, lo metterò pure, sì. Allora, prima vediamo se... Ok. Allora, vediamo se... Perfetto. Sta macchina è orribile, ragazzi, però è quella che mi passa il convento e c'è sto campionato aperto. Questa è molto molto difficile da guidare, anche se lenta in curva devi stare attento perché ti butta fuori. Io l'ultimo tempo che ho fatto era 3:01.780. Ci ho abituato con la GT3 poco fa, che ho fatto 2:00.03. Però diciamo che a livello stile di guida è molto bello, molto ben fatto, anche il volante lo senti con tutti gli avvallamenti e le cose, come sul Race Room d'altronde. Solo che è lentissima sta macchina, scendo la spingo. Ci ho fatto una gara. Poi non capisco come fanno quelli con l'assetto fisso, guardate, già parte di culo la macchina se non stai attento. Qua è meglio andarci di seconda, ma io di solito ci vado di seconda, vedi, vedi già. Cerca di partire lei per i cazzi suoi. Anche perché il primo giro queste macchine qua ti danno con le gomme, mi fanno impazzire. Si vede bene dal live, sì. Mi metteresti iRacing, Giasone, già che ci sei, se non è troppo disturbo? Metteresti iRacing come... Io ho messo Race, però... Magari qualcuno vuole vedere iRacing. Adesso magari proviamo qualche macchina. Cioè, non solo vado pianissimo... Ma se non sto attento, parte via come un razzo. È più veloce far uscire fuori una macchina che va così piano che andare ai 300 all'ora. Grazie, grazie, già sono ciò.
qua devi stare attento perché ogni minimo coso ti tolgono quei punti e poi non ti fanno partecipare. Questo praticamente è soltanto allenamenti, ma che ti servono anche perché ti danno dei punti queste pratiche. Quindi guarda qua, se accelero adesso, ah, ok, che siamo a 170 quasi. Grande, grande Max. Porca miseria. E vai, vai. Non mollo il gas, così si fa. Ci sono invece, ci sono per l'esattezza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piloti. È meglio che la pista sia dispersiva, perché così almeno non ci... Io lo vedo dal tablet quante persone ci stanno. Toto, stai calmo. Mi sa che ho anticipato troppo la curva. Lo... Guardala, guardala, guardala come parte. Fermati, Toto. Io non mi aspetto di essere campione del mondo, di partecipare a chissà che cosa, qualche evento, però di divertirmi e comunque fare delle belle gare pulite, senza non per questo, diciamo che ormai, aspetta un attimo che qua, stavo dicendo, volevo... 3 minuti 4.772. buono, 3 minuti 4. Sono entrato nel team Ballas non con la presunzione o la cosa di arrivare primo, però di cercare di competere e di divertirmi insieme a piloti e persone che comunque sanno il fatto loro. Faccio l'ultimo giro e poi mollo, perché sinceramente era meglio farsi una gara. Voglio vedere se abbasso il 304. 301 è qualcosa di stratosferico. Quindi nella gara che farò domenica sera alle 21, farò sia la diretta io naturalmente su live su Twitch, ma ci sarà anche una diretta sia su YouTube che su una televisione inglese,
anche perché parteciperanno dei piloti veri e anche dei piloti, cioè dei piloti veri che pure fanno parte del team Ballas. Io comunque devo ringraziare sempre Beppe che mi ha accettato nel team. Naturalmente per entrare ho dovuto costruirmi, rinunciare a fare delle live, stare... Voi non potete capire, immaginare quanto mi sono allenato, però... Domani Giasone potrà dire: io Max Lombardi lo conosco ed è l'unico mio amico fedele. Quante cazzate sparo, Giasone. Ah, tra l'altro qua ci corre pure il figlio di Michael Schumacher. Alcuni pensano che sia comunque facile. 3 minuti 3.9. Bene, bene, ottimo. Stavo dicendo, alcuni pensano che sia... prima che passa qualche macchina, sbolognati. Pensano che sia facile. Ecco la mia macchina, devo metterla a livere a Ballas. Partecipare, guidare un simulatore, un videogioco, che poi tanto videogioco, avendo un volante, avendo cambi, tutte queste cose qua e tutte le telemetrie che mi sono fatto, non è... Intanto andiamo indietro, così vediamo dall'inizio cosa abbiamo combinato. Stavo dicendo, non è così facile, ragazzi, comunque. Diciamo ci vuole tanta concentrazione, poi il volante, se è un buon volante sentite tutte le vibrazioni, le cose, diventa duro, cioè c'ha delle cose che ti porta pure a stancare e rimanere concentrato. Io non vi nascondo il fatto che è più di una settimana, anzi più di due settimane, forse tre, due settimane e mezzo facciamo, che mi alleno per avere quei risultati dove sono arrivato. Su dei circuiti, su delle piste, e dopo un po' comunque, quando c'è il calo di concentrazione, ecco perché non sono andato pure in live, perché mi distrae, poi magari anche leggere qualche messaggio, eppure comunque sono terzo, diciamo che sono terzo per ora su 5, guardate qua, cioè non è questo dove risulta risultato, sono terzo, ragazzi, terzo su 5, bene, vabbè, ci sta. Qua zero incidenti, perfetto, l'importante è che sia così, che rimanga così, quindi posso uscire. Quindi sono quasi le 4, io adesso bruttina sta macchina, proviamo a trovare qualcosa di carino. Già che ci sono, adesso abbassiamo un attimo, vi faccio vedere una cosa, già che ci sono entriamo allora nella league. Allora vedete, questa è la mia reputazione, very good, cioè mi manca l'eccellenza, però ragazzi, arrivare qua sarei io, questo Max Lombardi, licenza di valutazione, una buona valutazione, molto alta, incidenti, nessun incidente perché faccio le gare pulite, e questa è la gara, credo, Giasone, occhi ben aperte, così memorizza tutti gli orari, anzi memorizzateli voi pure gli orari. Allora io parteciperò con la Porsche, ti mando in privato il messaggio. Ok, allora sì, mando in privato tu non ce l'hai Discord, Giasone? Vabbè, mandalo. Sì, mandano in privato, non lo so su cosa, che poi lo leggo magari qua. Allora, questa italiana è domenica 26 aprile, è domenica 26, sì. Deve essere, vabbè, questo di qua naturalmente è una cosa, serve hosting, sono gare ufficiali,
evento del Team Ballas. Allora, alle 21.15 ci sarà la pratica di 30 minuti, poi 21.45, perché 21.15? Sì, 21.45, 15 minuti la qualifica. Ah, ok, adesso poi lo vedo. E poi la gara di 50 minuti. Il tempo da battere è quello del pilota, che è un vero pilota, Paolo Corbellari, non so in quale categoria corre, comunque è un vero pilota, è 1:41.609. Io mi sto allenando, diciamo, e sono sotto sul circuito di Hockenheim su 2 secondi scarsi, diciamo che comunque nel mio sono, non ci sono i tempi ufficiali, ma sono attualmente sesto, ragazzi. E qua stiamo parlando di José María Torres, pilota vero, domenica 26. Sì, domenica 26, lo trasmetteranno anche in TV, e io per questo, io mi immagino che alla prima curva, spada pengete, succeda il casino, il disastro. Spero di no, spero di comportarmi bene. Questa è la mia Porsche, ragazzi, non so se è piccolina, la vedete piccolina, ma questa, ma adesso ve la faccio vedere. È la mia Porsche ufficiale, che ho dovuto prendere con il mio numero, eccetera, eccetera. E questi sono tutti i piloti partecipanti, naturalmente sono 22, e le riserve, poi ci sono le riserve, le varie riserve, ma la maggior parte di tutti questi nomi che vedete qua sono piloti. Quindi domenica 26, e inizio alle 21.15, ci sarà la mia live, la mia diretta su YouTube, ci sarà un'altra diretta, anche su Twitch ci saranno altre dirette, ma sono quelle su Twitch, ad esempio, è una TV ufficiale, come quelle che hanno fatto su, il commento sarà tutto in inglese, eccetera, eccetera. Questo potrebbe capirlo soltanto chi mastica bene l'inglese, io niente. Bene, questo è quanto, vi volevo far vedere la mia Porsche, ma mi sembra che ve l'ho fatta vedere all'inizio. Magari andiamo a fare un salto nel circuito, vediamo qua. Qua usciamo fuori, sì, perché se no mi levano i punti. Quindi si ritorna l'ultima volta sul Race Room, vi faccio vedere la macchina, faccio uno screen della macchina che correrà ufficialmente domenica prossima. Intanto vado a leggere il messaggio del mio grande amico Giasone, che sinceramente è uno dei pochi a cui allora adesso sì, allora io, peccato che non sei su Discord, Giasone, perché sennò alcune cose bella, mi piace Giasone, mi piace, ma sei un grande, Giasone, io veramente una di quelle persone, Giasone, ragazzi, vedo che stasera non c'è tanto pubblico, non ho più il pubblico di una volta, però vabbè, mi contento, chi si accontenta gode. Ho iniziato che avevo uno spettatore, due, tre, poi vi faccio vedere l'ultima cosa e poi comunque grazie, Giasone, mi piace molto, lo sai, mi piace molto. Allora vi faccio vedere di nuovo la mia macchina. Io c'ho tra l'altro un mio server, aspetta, devo accendere questo, se no poi mi va in, non vedete, ok. Ogni volta che io accendo Race Room accendo anche questo, anche perché è molto utile, mi fa vedere delle cose che altrimenti non vedreste nemmeno voi, delle cose, delle chicche, ho messo delle cose un po' particolari. Comunque, allora vi faccio vedere sia la pista. Allora andiamo su, no, su multiplayer no, perché tra l'altro fammi vedere invece cosa ci abbiamo, se c'è ancora, c'è qualcuno comunque, Aquila 1, GT3 Silverstone. Queste sono gare ufficiali, ma meglio non farle. Allora andiamo indietro, allora andiamo in single, andiamo in pratica e vi faccio vedere quella che è la mia Porsche. Questo è il tracciato su cui correrò domenica. Non ci sono aiuti, quelli che mi hanno detto, sicuramente ci sarà la
il traction control come, come nella realtà di serie sull'auto, quindi credo che si avvicini molto a quello che è la realtà. Io penso di allora controllo di trazione, sì, è quello di coso. Allora vi faccio vedere assetto auto, mi dovranno passare questo di qua, è un pochettino difficile. Comunque questa è la mia Porsche ufficiale su cui correrò domenica e speriamo di fare bene. Adesso facciamo un giro di pista per farvi vedere la pista di Hockenheimring. Anzi, facciamo una cosa, così almeno vi faccio vedere come sarà anche la telecronaca. Facciamo evento singolo, togliamo gli avversari in modo da ok, perfetto. No, ho sbagliato, no, cavolo, con l'Audi, non dovevo prendere l'Audi DTM, che ho fatto una prova con l'Audi DTM. Si possono trovare dei caschi da personalizzare. Allora, per quelli, sì, per quanto riguarda il mio canale, sì, magari. Perché io, praticamente, essendo con il Team Ballas, loro, cioè... anche su alcune cose, se corro con loro, con lo sponsor, che loro mi passano comunque assetti e tante cose, allora, no, e dai però, praticamente che succede? Allora, hanno i loro, però per le emoticon qua, eccola qua, la mia Porsche, no, tracciato, Hockenheimring, allora, Hockenheim, Grand Prix, abbiamo messo 0 avversari, perfetto, gareggia. Adesso vi faccio vedere quello che è il tracciato, ragazzi, tanta roba. Diciamo che ho allontanato il mondo dell'RP, non definitivamente, perché qualche salto lo farò per entrare in quest'altro mondo, e sinceramente è tutto un'altra storia, tutto un altro modo di pensare, gente veramente competitiva, persone che comunque se ti possono aiutare ti aiutano, a differenza di GTA che ognuno per sé e Dio per tutti. Non è vero che c'è una comunità bella affiatata su GTA, sì, si creano delle amicizie, ma non si va altro, perché poi c'è sempre l'invidia, qua magari un'invidia sportiva, diciamo, quelli che non meritano vengono buttati fuori, perché non entri, perché se ti buttano fuori non puoi partecipare, puoi partecipare soltanto a degli eventi così. Allora, vediamo cosa risponde. Aspetta un attimo che leggo le ste cose adesso, poi, perché io lo sto vedendo. Track clip art, bello questo. Insomma, però io per queste cose dovremmo parlarne a tu per tu, perché non è che sono proprio sta grande cima. Poi le guardo in privato. Comunque adesso vi facciamo un giro di pista per quello che sarà la gara di domenica prossima su questo circuito. È già un'altra cosa, comunque, rispetto ai racing, sì, è bello, ma raga, mamma mia, io mi aspetto qua il danno alla prima curva, cercherò di stare lontano dai piloti anche per non fare brutta figura io. Perché se faccio dovessi mai fare il disastro con questa macchina, cioè nella gara di domenica, ecco perché mi sto allenando parecchio per non fare brutta figura. Yeah.
Azzo! Succede in gara, ragazzi, sono rovinato in gara, succede in gara. Ho esagerato. Vabbè, ci sta. Aspetta un attimo che ho sporcato le gomme, quindi devo per forza tornare a garage. Anche il rumore è diverso. Sì, vabbè. Allora, questo è un simulatore che, diciamo, a 360 gradi, cioè c'ha tutto, i suoni presi originale, anche su iRacing hanno fatto così, però qua le licenze, alcune licenze le hanno lasciate solo per Race Room. Diciamo che il gioco è più per il DTM questo. Allora, facciamo soltanto un paio di giri di pista e poi vediamo. Naturalmente mi sono girato perché le gomme, non so se le vedete sul lato destro, sono molto fredde e non capisco perché devo trovare un setup per farle andare in temperatura più prima possibile. No. Ho il punto di staccata troppo, ho anticipato troppo. Molto difficile questa parte di circuito. Perché scollina troppo la macchina. Vabbè, 1.47 ragazzi, ancora diciamo che gomme non proprio riscaldate, però godiamoci quello che è il replay, ragazzi, anche per farvi vedere, la gara verrà vista così domenica, quindi... Cioè, poi ci saranno varie inquadrature, però immaginate che il Max Lombardi insieme ad altri piloti veri, è una cosa, ragazzi, che... mi fa molto piacere. Poi questa Porsche l'ho scelta tra le tante, l'ho comprata perché si comprano anche qua. Mi piaceva il colore, mi piaceva il numero soprattutto.
riuscire a fare, vede come scollina qua quando non so se avete visto quella parte qua, ve lo faccio rivedere. Allora, prima di, guardate qua, inizia a scollinare la macchina, vedi? Perché sono entrato con le marce alte, guarda qua, vedi? Inizia a scollinare la macchina, si vede che è lì, ho perso il controllo, però diciamo che ci sta, ci sta. Intervista finale, intervista finale, non lo so se la fanno, fanno però le premiazioni. Io se riesco, se riuscisse a trovare il canale dove hanno fatto l'ultima gara di oggi, forse su, no, su, era su Twitch, ma non mi ricordo qual è. Aspetta, vediamo se la trovo qua, vi faccio vedere il commentatore ufficiale, che tra l'altro non aveva salutato l'altra sera perché ha saputo del mio ingresso, quindi se riesco a trovarlo. Intanto godiamoci, guardate che spettacolo ragazzi, immaginate io ultimo. Poi che ne so, magari, magari non sarò l'ultimo. Eccolo qua, forse l'ho trovato, adesso, adesso vi faccio vedere. Actro, ricordami Actro, Giasone. Vabbè, comunque questo è il giro che ho fatto e ve la faccio vedere. La mia bellissima Porsche ufficiale. E con questa ci correrò tutto il campionato, quindi magari cambiare un po' l'assetto. Actro, bravo, bravissimo, è quella lì, proprio quella. Adesso vi faccio vedere l'ultima gara che hanno fatto. Bene ragazzi, allora questa è la mia Porsche ufficiale, come avete visto. Allora sì, comunque questa è la mia Porsche ufficiale, tanta roba qua, ne ho altre, però questa sarebbe quella per quanto riguarda invece proprio il campionato Porsche. Adesso chiudiamo così, chiudiamo proprio così, seguito Twitch, cerca, com'è che si chiamava? Aspetta, faccio prima Actro Television, anche per farvi vedere Actro Television. Allora, Actro dovrebbe essere questo. Ok, tra l'altro è ufficiale ragazzi, cioè non è l'ultima live, c'ha tantissimi spettatori. Allora, questo cos'era? ACC Race Room League, dovrebbe essere, non credo, la gara di ieri. Ecco. Eccolo qua ragazzi, questo può mettere Justy Chatting così almeno. E qua ci sono il team Ballas, vediamo se si vede, peccato che non si vede. Comunque questo pilota dovrebbe essere, pilota del team Ballas. Yeah, he's made a decision here to go with Harry. I think that's going to cost Lenny the chance of winning.
I think that's going to cost him the chance of winning here. McDade then's got that DRS open. Can he go around the outside? He does. He's going to go around the outside now. Ecco, Grip TV, TV sarebbe la televisione ufficiale, è una televisione inglese, credo, dove trasmettono appunto l'evento quasi tutte le sere, un canale inglese, però... So P9, per entrare in questo circuito ce ne vuole, ce ne vuole, ragazzi. Not really that close though, are they? Not close enough for DRS. I think that Damien's been hung out to dry here himself. Allora, il primo era Lenny, un pilota che corre con noi, che parteciperà pure lui, Lenny, sto ragazzo. Non lo batterò mai, però. Credo che sia questo, Lenny. Vabbè, comunque, questo è quello che... I don't know. I think if he came in, him and Lenny with battle for the win. If they left Harry out. So McDade's gonna come in now. They have to come in to cover him off. About those three being filled. 15 seconds remain. Non credo che sia questo. Aspetta un attimo, comunque una bella gara. Ecco, Lenny DeLong, che è del team Ballas. Oh, Harry Webb. È stato fregato all'ultimo, cioè perché non aveva DRS qua con le DTM, se attivi DRS, tanta roba. Comunque complimenti a Lenny, è stato molto bravo, anzi mi deve dare qualche consiglio su come migliorare alcune cose. Dr. Nailbender with the first bits of the week puts himself P1 of the cheer with a 500 biddies. Thank you so much, mate. Really appreciate that. Voglio vedere se c'è la premiazione. Poi fanno pure la premiazione qua. And indeed donate. Hashtag donate. If you'd like to cheer, it's cheer and have many cheers. Ecco, Lenny DeLong Ballas fa parte pure del mio. Vedete? Ecco qua la premiazione. Chris McDade ha vinto per un pelo, soffiando la cosa al nostro Lenny. Monza, mi sarebbe piaciuto partecipare, ragazzi, mi sarebbe piaciuto, però era domenica scorsa, non ero abbastanza allenato, soprattutto con le DTM, che sono, ho migliorato tantissimo, però diciamo ancora non mi ero allenato, quindi mi hanno detto no, ti possiamo mettere come riserva ma non puoi partecipare. Vabbè, invece in questa gara stavolta parteciperò io, e sono contento. Sono le 4 del mattino e con questo vi saluto. Il team Ballas stavolta è anche rappresentato da me, non solo da altri piloti ma anche dal sottoscritto. Spero di far fare bella figura. E che dire, ragazzi, vi aspetto tutti domenica sera alle 21. Se non vado in live io, comunque c'è la live. Probably should have been Harry Webb, but he was sent with a kick up the ass into the shadow realm. Yes. Ci sarà comunque la gara. Io adesso vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito. Lenny quanti punti c'ha? 66 punti campionato. Prossimo a Laguna Seca. Ah no, queste sono le gare 27 aprile, vabbè. Riccardo Borgia from the championship unfortunately due to no show, so there might be a spot available for next week. Quindi io vi ringrazio, vi rinnovo l'appuntamento alla prossima volta domenica sera, mi raccomando ragazzi. Giasone, modera la chat perché ci saranno 2 milioni di spettatori. No, ma anche no, però sai cos'è, che se il nome inizia a girare, cioè nel senso inizia, chi lo sa. Va bene, un abbraccio da Max Lombardi, è tutto, grazie per avermi seguito, per avermi sopportato e supportato con la vostra presenza. Saluto tutti, soprattutto il mio amico nonché moderatore Giasone. Ciao Giasone, un abbraccio, ci sentiamo in questi giorni. Adesso vado a leggermi i messaggi che banna tutte, sì.
che mi hai mandato. Comunque, belle, mi piacciono quelle, come si chiama, quel emoticon. Magari metteremo qualcosa di nuovo, bisogna che qualcuno mi aiuti. Da Max Lombardi è tutto, ciao ragazzi.